Verdetti incombono, ma oggi al Ricinello di Gaeta si incrociano i cammini di Mistral e Itri. Pallone in mezzo, lo stacco che non arriva, poi il fischio. Pallone in mezzo di Pannozio, il tiro di Leccese. Ancora da Rossini che ci riprova, stavolta trova lo specchio. Ci vuole di prima Cerasuolo per Di Roberto. Cerasuolo, il pallone e poi c'è la rete convalidata e dunque tutto regolare. Cenerelli protesta, tutta la Mistral, ma il gol dovrebbe essere stato convalidato da Lubrano. Leccese, il pallone a cercare Siniscalchi, la parata di Frascogna, ma parte Leccese, il tiro sotto la barriera senza fare l'approdo in eccellenza. Ora Di Trocchio allarga il Cerasuolo, Cerasuolo in velocità prova a superare gli avversari, il tocco morbido, la palla che però non entra. E Rossini, il pallone è basso. Lo scambio con Cerasuolo che ancora mette in mezzo e ancora una volta lo stesso schema. Esattamente identico, stavolta non ci sono neanche problemi di o dubbi sulla regolarità e c'è il 2-0. Nuovamente stava riuscendo in un colpo da posizione davvero difficile. Cerasuolo, poi ancora un tiro, una mezza devia larga per Castiglio Caro. Il pallone in mezzo, Frascogna intercetta Litri. Litri che ora può avere una grande occasione, ci prova Mariniello alla distanza. Andare al cross, mette il pallone in mezzo, scavalca tutti, ma c'è Cerasuolo. Cerasuolo che tiene il pallone, va da solo Mariniello di potenza, si presenta davanti a Cenerelli, il tiro che viene poi raccolta da Cerasuolo, entra in area, si ritaglia lo spazio, parte il pallone in mezzo di Vitale, la testa è l'ultimo tocco nell'area, si buttano tutti dentro, il pallone che finisce tra le mani è consistente. Intanto qui numero 13 di prima intenzione, il cross, la rovesciata tentata, questo doppio vantaggio e non riaprire proprio ora la situazione, la serpentina da solo e poi arriva al tiro. Sì, loro hanno sfruttato quelle due occasioni che hanno avuto su nostre, non nostre disattenzioni, giustamente i calci piazzati bisogna avere un occhio di riguardo nelle marcature, loro sono stati bravi a sfruttarle e quindi siamo andati in difficoltà su quell'aspetto, però tutto sommato la partita a livello di equilibrio tattico è stata una partita giocata a centrocampo, una partita dove da ambo le parti non c'è stato un granché di soluzioni, se non una parata su un calcio di punizione che ha fatto Cenerelli su un tiro di Rossini, se no il nostro portiere non è che è stato così messo sotto pressione. È quello che pensavo anch'io e temevo anche io, siamo usciti alla grande, ma i ragazzi erano amareggiati dopo la sconfitta, quindi ero sicuro insomma di una loro buona prestazione. Per quanto riguarda il caldo, vale per noi quanto vale per gli altri, quindi diciamo che questo fattore sarà quello che condizionerà anche un po' adesso le prossime partite di campionato. Noi ci alleniamo di pomeriggio, quindi diciamo che in confronto a qualche altra squadra siamo leggermente avvantaggiati.